Amici enduristi, buongiorno. Enduro Blogger qui per Endurista Magazine. Siamo alla presentazione delle beta RR Enduro 2019 e io sono con Fabrizio Dini, uno dei volti storici della beta, come pilota, team manager, direttore sportivo, collaudatore. Ne fai di tutte? Sì. Chi più ne ha più ne metta. No, dai. Sono, sì, questo è il mio ruolo. Io ho visto i calli che ha nelle mani, che sono sinonimo di uno che gira parecchio in moto, quindi sicuramente un buon sintomo, quindi hai sicuramente quello che è il termometro della situazione delle nuove beta. Qual è la moto che ti piace di più? Le moto mi piacciono comunque tutte, perché ognuna ha una sua caratteristica e chiaramente io, essendo abituato alle cilindrate grosse, diciamo, non disdegno comunque sia del 430 che anche del 390, che comunque rimane una moto un po' più forse agile rispetto al 430, come sempre con una buona coppia. A livello di due tempi? A livello di due tempi è una dura battaglia, perché comunque diciamo con il 125 ma mi diverto un sacco. Ci torna bambini. Sì, torna bambini, sì. Magari non vado forte, però cioè, scendo giù dalla moto che ho il sorriso a 32 denti. Parliamo un po' di questa novità. La novità infatti, al 100% infatti, è quella del 200. Infatti, quindi... infatti è questo, perché volevo arrivare appunto qui. 300 era per me una moto comunque facile da guidare, perché comunque usando sempre la marcia alta, però adesso con la nuova arrivata a 200 diciamo ho trovato qualcosa di ancora più divertente, perché alla fine riesci a guidarla un po' come una moto grossa, quindi come il 300 con marcia alta, ti permette di sbagliare, ti permette l'errore senza nessun problema. Però hai la maneggevolezza della moto piccolina vuol dire del 125, quindi questo veramente mi piace e mi diverte. Questa è proprio una delle caratteristiche del marchio Beta, dei modelli Beta Enduro, ovvero creare delle moto, the play bike, quindi la moto con cui si può giocare, ci si può divertire anche se non si è piloti, quindi adatta subito all'amatore ma anche a chi poi decide di correrci in gara nelle varie tipologie di enduro che ci possono essere. Questa nuova 200 sicuramente si pone a metà strada tra quello che potrebbe essere secondo me la Trainer, sì, e il 250-300 due tempi. Tu cosa, sì, ne pensi? Perché alla fine sì, direi assolutamente di sì, perché è una moto comunque una moto facile, però diciamo con qualcosa in più diciamo rispetto all'X-Trainer, quindi con anche a livello riparto sospensioni, quindi diciamo un po' più performante. Però con rimane lo stesso facilità di guida, diciamo esagerata, con una buona potenza e soprattutto una buona coppia. Era una cilindrata che negli anni qualcuno ha seguito, poi è stata lasciata, messa un po' da parte. Sarà come per il 125 lo scorso anno, quindi farete di nuovo da apripista per altri che magari si ributteranno in questa fascia di mercato, chi sì, lo sa? Ma magari sì, diciamo il nostro obiettivo è questo soprattutto, quindi abbiamo fatto questo, diciamo, questo modello, questa moto, perché comunque pensavamo che sia diciamo qualcosa di interessante soprattutto per l'amatore, perché comunque chi ha esigenze diciamo particolari, comunque diversi, quindi una moto facile, non troppo impegnativa, però comunque diciamo con un buon potenziale. No, infatti. Allora, oggi l'abbiamo vista per la prima volta, l'ho usata abbastanza, quindi come prima impressione sicuramente positiva. Una moto divertente, non va messa a cannone come un 125, quindi ti lascia la possibilità di respirare un po' di più. Molto maneggevole, leggera e mi ha sorpreso. Aspettiamo di approfondire il discorso sul 200, su tutta la gamma, sui prossimi numeri e sulle prossime puntate di Enduro Blogger e di Endurista Magazine. A tutti e grazie Fabrizio. Grazie a voi, ciao a tutti. Perché se lo sai, ma se non lo sai, te lo dice il blogger.